Al centro dell'enciclica Laudato Si c'è il concetto di ecologia integrale. La proposta del Papa è quello di partire dai legami che tengono insieme tutte le cose, tutta la creazione. Questi legami hanno una radice che è il riferimento a Dio come padre e creatore. Allora l'ecologia integrale ci chiede di non separare problemi e difficoltà, ma di stare a guardare che tutto è collegato, tutto è connesso, che è un ritornello nell'enciclica. E imparare a vedere come i problemi vanno risolti insieme. In particolare il Papa ci chiede di non opporre la preoccupazione per l'ambiente e quella per la giustizia, ma di cercare soluzioni che difendano insieme la natura, la creazione e i poveri. E questo è davvero al cuore della Laudato Si, che si regge su una capacità di contemplare il mondo, di contemplare la realtà. L'enciclica parte chiedendoci di guardare la bellezza della creazione. Se lo facciamo, sapremo anche gestirla in modo responsabile. Papa si rivolge all'umanità, è un messaggio universale. Solo nell'ultima parte dell'enciclica il Papa fa un esplicito riferimento ai cristiani. E l'altro aspetto fondamentale è che l'enciclica parte da un tema ambientale, ma affronta il tema ambientale nel suo rapporto con quella che è la società. Il Papa dice che nel rapporto tra l'uomo e l'ambiente si gioca il rapporto tra l'uomo e la società, e quindi il rapporto tra gli uomini stessi. E parte da un concetto molto esplicito, bisogna guardare il dolore della terra visto dal punto di vista dei più poveri, in una terra che soffre, ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, dice il Papa. E poi attraversa un itinerario che attraversa un po' tutta la storia dell'umanità, soprattutto di questi ultimi 50 anni, 100 anni, e attribuisce in modo molto chiaro una responsabilità dell'umanità nei confronti del creato, di tutta la terra. E la cosa più concreta che possiamo fare è prendere seriamente questa enciclica e leggerla e discuterla, perché non si finisce mai non si può dire l'ho letta e allora sono a posto, ho capito, perché è talmente complessa, è talmente ricca di strumenti, anche scientifici, di strumenti chiari, di strumenti espliciti, per cui non è possibile avere concluso la comprensione con una lettura, per cui non è un libro da leggere, ma è un testo da discutere, da dibattere, da approfondire, da presentare ad altri, ma direi fondamentalmente da discutere per cambiare, perché l'obiettivo di questa enciclica è proporre agli uomini un cambiamento della propria vita.